collegato con noi. Grazie a te. E questa sera ovviamente voglio chiacchierare un po' con te, visto che stiamo ospitando persone che hanno tutte qualcosa da dire, ci piace coinvolgere persone che abbiano cosa dire diverse, perché se sono tutti uguali poi non c'è confronto, non c'è... Una volta uguale alla prima, e la terza uguale alla seconda. Da dire, ci piace. Okay. Poi, aspetta che blocco YouTube, perfetto. Quindi, questa sera, buonasera a tutti, grazie, benvenuti. Siamo in diretta con Carlo Lottieri. Carlo, se vuoi dire tu due parole su di te, io ti ho conosciuto tramite l'Istituto Bruno Leoni, dove sì, ho sentito parecchie cose insieme a voi, quindi se vuoi dirci due parole su di te, poi parliamo un attimo, perché sono curioso di sentire quello che c'hai da dire questa sera a noi. Diciamo, io mi occupo di filosofia del diritto, insegno all'Università di Verona, dopo 20 anni più o meno a Siena, e di fa per insegnare la tua vita all'Istituto Bruno Leoni, quindi sono, diciamo così, un... difensore del mercato della proprietà, mettiamolo in questi termini, e questo è un po' il mio punto di vista sulla realtà. Ecco, le cose che dirò si capirà immediatamente, sono tutte molto condizionate da questa mia formazione, questi principi, questi valori. Benissimo. Allora, noi siamo un gruppo che è un po' eterogeneo, perché parliamo di associazioni imprenditori con assi imprenditori, e poi c'è il mio gruppo di trader, che sono trader e investitori. Quindi vorrei una tua prima opinione su quello che sta succedendo, su come siamo messi a livello economico, ok? Anche perché facendo tu parte di tutto Bruno Leoni, dove siete ovviamente gli studiosi un po' di tutto quello che succede sia a livello economico, volevo una tua visione su quello, sostanzialmente sul momento che stiamo attraversando, a livello sempre economico ovviamente. Certo. Allora, noi stiamo vivendo un periodo unico nella storia umana, naturalmente. Non si era mai verificato in passato che 4 miliardi di persone fossero rincate, politiche. Ma già di questo, la specificità, la particolarità del momento storico, il dato economico è impressionante, nel senso che l'Italia ha adottato un lockdown molto duro, iniziato prima, finito dopo rispetto ad altri, e attuato con una rigidità che non ha molti paragoni al mondo, che ci costerà tantissimo. Per giunta c'è da dire una cosa, io uso sempre una metafora un po' buffa, se volete, o macabra, cioè nel senso che il virus colpisce un po' tutti, ma l'Italia era maschio, novantenne, con 2 o 3 malattie molto gravi, per cui voi capite bene che rischia davvero di perderci. In altri termini, io lavoro un po' a cavallo tra Italia e Svizzera, faccio dei corsi anche in Svizzera è arrivato il virus, ma avevano, come dire, conti in ordine, una situazione economica più florida, venivano danni di crescita, mentre non è il caso dell'Italia. Per cui quello che succederà all'economia italiana è qualcosa di molto negativo, è già successo, e per giunta andiamo incontro a te. L'ipotesi, come dire, che circola, l'unica ipotesi che circolano da parte del governo sono ipotesi redistributive, ma c'è da chiedersi cosa si può distribuire nel momento in cui già c'è un debito di questo tipo e le risorse sono quelle che sono, insomma, quindi. Nell'ambito accademico, quindi tu sei, essendo professore universitario, sicuramente giri, qual è la cosa che gira? Cioè, l'opinione, la situazione, visto che oggi ho visto che purtroppo un dato che ho letto poco fa sul Sole 24 Ore, sono stati allocati 3 miliardi ancora per Alitalia e meno della metà per il sistema scolastico. Questo dice lunga su questa situazione. Dal punto di vista accademico, cosa ne pensi di questo? Cominciamo di una cosa, che gli universitari certamente in questi anni hanno subito un pessimo trattamento. C'è tutta la questione del blocco degli scatti. Diciamo, c'è stato, se uno pensa a cos'era un accademico in Italia 50 anni fa, socialmente, economicamente, beh, non c'è paragone con tempo stesso, però che i docenti universitari italiani sembrano non cogliere il nocciolo della questione, cioè sembrano non cogliere in larga misura, perché è un fatto culturale dell'Italia, che loro non pagano tasse ma ricevono tasse. Questa è una cosa che pochi miei colleghi capiscono.
cioè che se il sistema produttivo delle partite IVA si blocca, non c'è alcuna certezza, come dire, che la baracca rimanga in piedi, che le posizioni alla Checco Zalone, al posto fisso, siano così, come dire, difendibili nel tempo. Cioè, il mondo accademico purtroppo è spesso, come dire, una turris eburnea, cioè un mondo isolato, che ha tutte le sue logiche concorsuali e che non sembra in tanti casi cogliere quello che succede fuori. Certo, gli economisti lo colgono di più, ma il resto dell'accademia lo coglie poco. Penso che l'università, il mondo della scuola, ma più in generale tutta la funzione pubblica, ovviamente farà i conti con questa crisi, saranno conti molto, molto. Certo. Ed è giusto che sia così, perché tutti devono pagare la propria quota, insomma. Perché se la coperta è corta, non si capisce perché qualcuno, come dire, debba rimanere totalmente coperto e il mio vicino di casa, che è una bottega, debba fallire, insomma, ecco, totalmente. Anche per, ti faccio una domanda, ovviamente l'Istituto Bruno Leoni, che crea molte cose, sia da osservatorio, sia da propositore, ovviamente è di carattere liberale, Molto. molto liberale. In questo momento la visione liberale di quanto sta succedendo esattamente qual è? Cioè, da liberale. Allora, diciamo così, di fronte a ogni crisi, la crisi tipica è la guerra, le libertà vengono messe da parte, la proprietà viene confiscata, il sistema produttivo viene orientato ad altro, è ovvio, in stato di emergenza, tutto viene messo in discussione. Per cui è chiaro che un liberale è quello che in queste situazioni tende a sottolineare che bisogna al più presto tornare alla normalità, che forse in certe circostanze sono accettabili certe scelte estreme, ma devono essere considerate come tali. Perché quando c'è una guerra, ad esempio, la quota di risorse controllate dallo Stato cresce e dopo la guerra non si ritorna al punto di partenza. Cioè, ovviamente, quello che il potere acquisito sulla società in larga misura rimane nelle mani della classe politica. Questo è il primo punto. Secondo punto, quello che un liberale sottolinea in queste situazioni è che ci si è molto dedicati all'esterno, in particolar modo dall'Europa, e ci si è poco dedicati a vedere come si poteva far ripartire il paese e magari anche non bloccarlo del tutto, perché tutta una serie di settori sono stati bloccati senza alcuna ragione. Faccio sempre un esempio molto banale. Un mio amico ha un negozio di mobili di 2500 metri quadrati e quando ha tanti clienti ne ha 3 o 4, 2500 metri quadrati, non c'era alcun motivo di chiuderlo. Perché lo si è chiuso? Lo si è chiuso perché un sistema di mercato si regge sul diritto. Il diritto dovrebbe basarsi sull'idea che sono vietati comportamenti aggressivi nei riguardi degli altri. Qui invece si è governata l'intera società, si è deciso di chiudere tutto contro ogni logica, contro ogni buonsenso, ma alla fine contro ogni diritto. E ripartire sarà dura a questo punto, ripartire sarà durissima. È particolare, diciamo, poi soprattutto perché l'importante è sempre chi governa in questo caso e soprattutto speriamo in loro a questo punto che magari invertano un po' la rotta, visto che fino Un adesso purtroppo. parallelo che mi è spesso fatto è quello con la guerra, no? Sì. E posso capirlo, cioè sì, nel 1945 eravamo messi molto peggio che adesso, indubbiamente, e siamo ripartiti. Anzi, abbiamo conosciuto un boom economico straordinario. Se uno prende Roma città aperta, 1945, sorpasso 1960, bah, sono due mondi, non sono 15 anni di differenza. Il problema è che dobbiamo pensare a cos'era il sistema regolatorio nel 1945 in Italia, praticamente nulla. Com'era la tassazione nel 45 in Italia? Bassissima. Ebbene, oggi chi vuole ripartire, il giovane che vuole fare un'attività, non si trova per nulla nelle condizioni in cui si trovava un giovane nel 1945. Ha di fronte a sé una selva di burocrazia. Io dico sempre una cosa molto stupida e molto banale, ma se uno deve aprire una SRLS, cioè semplificata, già spende 800 euro subito, così. Ed è solo un'idea, non ha ancora fatto nulla. C'è qualcosa che non va. Effettivamente lo sappiamo benissimo, anche che noi anni fa abbiamo aperto anche le società all'estero, come in Inghilterra, quando era ancora nella comunità europea, e con un pound abbiamo aperto una società. Esatto.
Effettivamente questa è proprio una questione più filosofica di incentivare piuttosto che no tanta la situazione. Anche perché ricordiamoci che noi, che si continua a dire che bisogna pagare le tasse per il debito pubblico, continua a salire, ma la grossa parte fondamentale del nostro debito pubblico sono gli interessi che paghiamo anno su anno con quello ovviamente che abbiamo prestato. E purtroppo stiamo ancora pagando le scelte scellerate degli anni 80 e che sono state fatte. E quindi purtroppo è così. E questa crisi in qualche modo ha aggravato una situazione terribile nel rapporto generazionale, perché è ovvio che già il debito pubblico, il debito pensionistico era un'ipoteca sul futuro dei giovani, ma aver bloccato così l'economia ovviamente ha colpito naturalmente ancora di più le nuove generazioni. Se già ci sono adesso 700.000 giovani, per lo più italiani, nel Regno Unito, non so quanti saranno fra un anno o due. Certo. Ti faccio una domanda un po' particolare, poi te ne faccio un'altra che so che tu hai costituito una cosa molto interessante che vorrei che ci spiegassi bene, ma prima ti faccio una domanda. Allora, abbiamo avuto molti personaggi interessanti in queste dirette, no? Ovviamente abbiamo avuto Giancarlo Pagliarini, che è stato illuminante su tante cose, e abbiamo avuto un'altra persona che era con lui addirittura in Parlamento, che era il professor Malvezzi, i quali pensano della stessa situazione parametralmente opposti, quindi uno molto europeista, molto siamo cittadini europei, un altro usciamo dall'Europa il prima possibile. Qual è la tua visione su questo? Non riesco a sposare né l'una tesi né l'altra. Ok. Nel senso che l'Europa sia una, per certi aspetti, una gran bella cosa. Chi può lamentarsi del fatto di andare in Germania per filtra grazie a solo identità, ad esempio, ma soprattutto che ci possono essere scambi facilissimi tra i vari paesi, tra le varie economie. Nessuno può lamentarsi di questo. Il problema, a parere, quando i sei paesi che hanno fatto l'Europa, e poi altri sono venuti dopo, si sono aggiunti, hanno fatto a partire da una logica che guarda dello Stato, e hanno pensato di ridurre a livello continentale la logica dello Stato. Tanto è vero, oggi noi discutiamo d'Europa, ne parliamo spesso come di una realtà incompiuta, perché diciamo sì, ma il Parlamento non è un vero Parlamento, non c'è un vero governo, manca l'esercito. Quindi in realtà noi dobbiamo andare all'Europa con uno spazio di libertà, che non invece un super governo. Io credo soprattutto un corretto, credo che questa eccezione svizzera, ad esempio, è straordinaria, perché è più piccola, allora viene divisa in 26 repubbliche e i comuni stessi hanno una, come dire, loro tassazione diversa, e quindi è questa localizzazione che ha permesso alla Svizzera il successo che ha avuto. E da Milano è facile dire che cosa sia la Svizzera e cosa rappresenti. C'è un paese che era poverissimo, un paese che costeva ai propri abitanti a fare i mercenari, cioè il mestiere più brutto, in fondo, rischiare la vita come soldati, è diventato un paese ricchissimo perché ha mantenuto questa divisione politica proprio interna. Bene, l'Europa deve preservare questo elemento, che è un elemento caratteristico dell'Europa. L'Europa è un'area culturalmente e economicamente unita, che si è però nel tempo sempre caratterizzata per essere veramente divisa, avere istituzioni in concorrenza fra di loro. Credo che questa sia una bella cosa. L'Europa deve essere quindi più mercato, una cultura e un sistema sociale, che non in realtà un sistema politico. Quindi, come insegna Giancarlo, è che noi dovremmo adottare, essere un pochino più allievi, tra virgolette, delle cose buone che hanno fatto in Svizzera, che noi come italiani siamo bravi a prendere le cose negative da tutti, no? In America prendiamo la parte negativa, dalla Svizzera la parte che so, tutte assieme. Invece ci sono alcune cose che andrebbero prese quelle buone, no? Giustamente. E come dice sempre Giancarlo quando parla di queste cose, dice bisogna ricordarsi che non siamo tutti uguali, perché ognuno ha le sue abitudini, la sua cultura, e noi italiani non potremo mai essere uguali a un tedesco, ma non perché non lo sia, perché abbiamo tutti i diritti uguali, quello sì, per l'amor del cielo, ma ovviamente siamo culture diverse, quindi è giusto che non siamo tutti uguali. Certo. Io so da parte di Giancarlo che tu hai creato una costituente per delle proposte molto interessanti su alcuni cambiamenti che potrebbero essere, ma però te lo farei far parlare di te abbiamo qua il creatore, non lo vado certo a spiegare io. No, beh, il 25 aprile, il giorno
simbolico, naturalmente. Non c'è stato questo a costituire. In queste settimane si è fatta molto retorica su il fatto, esagerando naturalmente, della guerra, il virus, come se fossimo in guerra, lo stato di eccezione, lo stato di emergenza, che è tipico appunto delle guerre. Allora, mentre ero chiuso in casa e pativo questa condizione, che è stata anche una perdita di libertà, in larga misura anche ingiustificata, va detto, e poi bisognerà ricostruire tutto quello che è successo. In questa situazione di frustrazione anche psicologica, ho pensato che un paese così distrutto, che aveva già il 135% del debito in rapporto al PIL prima e che viaggia ormai oltre il 150, che avrà delle difficoltà enormi, si parla della difficoltà di pagare le pensioni a giugno, così. Io mi dicevo, ma perché non immaginiamo un restart, cioè una rinascita? In fondo le crisi, a termine greco, vuol dire due cose, cioè può essere il crollo ma anche l'inizio, è il cambiamento, no? Quindi ho detto, perché non immaginare una nuova costituente? Ma l'ho pensata in questi termini, cioè non come la vecchia, quella del 46-47, con deputati che rappresentavano l'intera nazione, ma una costituente dei territori, cioè convocare i rappresentanti delle diverse regioni affinché discutano assieme una nuova carta costituzionale da presentare al voto di tutti e che dia la Costituzione solo delle regioni che la votano, perché questo è l'elemento particolare della mia proposta. La mia idea è che dei sistemi giuridici e politici come i nostri, che parlano sempre di contratto, di democrazia, di adesione, di libertà, devono basarsi davvero su questo, non solo in termini retorici. Quindi l'idea è, discutiamo tra di noi per fare una nuova carta che sia adeguata e poi facciamo sì però che solo i territori che la vogliono la adottino e altri, se non la vorranno, dovranno darsi una carta autonoma costituendosi in uno Stato autonomo. È chiaro che è una proposta rivoluzionaria, ma è una proposta rivoluzionaria, come dire, con una procedura che si basa integralmente sul voto, sulla libertà e sulla volontà delle persone. E quali sono i principi cardine di questa nuova costituente? Appunto, l'idea è un po' questa, che noi prima ancora che essere parte, a seguito di guerre, di conquiste e così via, dell'Italia, siamo parte della nostra comunità, cioè dove viviamo. Milano è un mondo a sé stante, ad esempio, ma è così anche il Veneto, così Roma, la Liguria. Sono vissuto anni a Genova, ho stato 20 anni a Siena, ma Genova e Siena sono due repubbliche che vivono all'interno di una loro dimensione che è tipica, che l'Italia è così. Quando uno va in Sicilia capisce che è in Sicilia, che non... Ebbene, e hanno problemi diversi, esigenze diverse. Quindi è bene che ogni territorio abbia i propri rappresentanti in questa assemblea, che si voti per territori, mi spiego, se la Sardegna ha 15 deputati, viene proposto l'articolo 1, 10 votano a favore, 5 contro, vuol dire che la Sardegna ha votato a favore. Cioè ogni territorio, esattamente come fu il processo americano, basato appunto sui territori e non sui deputati, e che poi alla fine il risultato che emergerà dovrà soddisfare tutti, perché dovrà essere un meccanismo di maggioranza qualificata, ovviamente, dovrà essere, non so, 18 regioni a favore ogni volta, eccetera, e soprattutto dovrà passare al voto dei cittadini, perché non dimentichiamo, la Costituzione attuale non è stata mai votata dagli italiani. Gli italiani sono limitati a eleggere i deputati dell'Assemblea Costituente, ma il testo finale insomma è approvato. In questo caso invece dobbiamo prendere sul serio la democrazia diretta, la volontà delle persone. L'idea è che se per ipotesi il Tirolo non vorrà votarla, il Tirolo prenderà un'altra strada, si unirà all'Austria, darà vita a un Tirolo indipendente. Cioè bisogna superare l'idea che le istituzioni possono essere prigioni. Questa è un po' la mia idea. È interessante, sarebbe anche interessante farlo digerire una cosa di questo tipo. Io credo che la classe politica da 70 anni ci parla di democrazia e di libertà, ma usa sempre questi termini in maniera molto ipocrita. Mentre invece noi siamo nel nostro sia fede sia di mercato a vivere davvero la libertà e il consenso. Cioè questo è un paese in cui da decenni, se due persone non stanno bene assieme, possono separarsi. C'è la separazione, c'è il divorzio. Allora non si capisce per quale motivo, ad esempio, un mezzogiorno che non cresce da decenni, che è stato nel 2019 superato come reddito medio perfino dalla Romania, non capisco per quale motivo il mezzogiorno debba restare all'interno di un'istituzione che di fatto impedisce a quell'area di crescere, per ragioni evidenti, perché la tassazione è pensata per il nord, centro-nord, dove c'è l'economia maggiore,
I contratti sono nazionali e quindi rendono il costo della vita al sud troppo alto rispetto alle esigenze di mercato, e i posti pubblici sono molto attrattivi, perché essere un dipendente pubblico a Enna, a Milano, vuol dire avere lo stesso stipendio. Quindi è ovvio che in questa situazione il sud è in una trappola, e tutti i meridionali che vanno a Milano, in America o dove vanno, hanno successo, ma non hanno successo se rimangono là perché mancano le condizioni istituzionali. Quindi io dico, se dopo decenni scopriamo che le cose così non possono andare, ognuno deve darsi le proprie regole, per quale motivo dovremmo considerare un totem, un pezzo di carta? Allora, questo è molto bello e mi trovi molto in linea, perché io sono sempre stato un fautore di, possiamo chiamarlo federalismo o come vogliamo chiamarlo, perché penso, per esempio, ma anche semplicemente all'Emilia-Romagna, che è una regione che è basata sul turismo, bisognerebbe trovare un modo per lanciare il turismo, che se fanno la stessa legge per l'Emilia e per la Lombardia non serve, perché la Lombardia ha una visione diversa. Ma guarda, lo si è visto col virus, io scherzando dico sempre, i cinesi non hanno spiegato al virus che da noi esiste lo Stato nazionale, e il virus ha colpito la Bergamasca in un modo e l'Umbria in un altro, ma naturalmente il tentativo costante da parte del governo è stato di adottare le stesse leggi ovunque. I lockdown che hanno imposto poteva avere senso per Bergamo, per Brescia, per Cremona, ma non aveva senso per Orvieto o per Terni, dove non c'erano problemi, e così per la Basilicata. Quindi io l'ho visto questo seguendo anche diverse reazioni dei cantoni svizzeri di fronte all'epidemia e della realtà italiana. Là ovviamente ogni cantone ha adottato le scelte che ha ritenuto più opportune di fronte ai problemi che aveva, laddove invece noi abbiamo adottato tendenzialmente soluzioni unitarie. Non a caso però in questa fase abbiamo visto una certo protagonismo delle regioni. Alcune regioni hanno detto no, Non trattateci così, noi non siamo a questo livello, vogliamo partire prima. Giustamente la Calabria, ad esempio, ha detto abbiamo bisogno di alberghi e ristoranti, perché se non abbiamo il turismo qui non abbiamo un futuro. Per cui, insomma, io credo che la realtà alla fine fa premio rispetto all'ideologia. E quello dello Stato nazionale è un'ideologia che ci impedisce tante volte di cogliere i problemi nella loro realtà. Quindi cittadini europei sì, ma anche divisioni interne che permettono uno sviluppo e una concorrenza, diciamo, più corretta. Perché quello che tu hai detto molto bello è che, con la frase che hai detto, molti dei meridionali hanno successo in tutto il mondo tranne che nella loro terra. Perché l'idea, la testa probabilmente c'è ed è anche molto, cioè, italiano, ma non hanno le strutture necessarie per... In America il secondo gruppo etnico, perché in America si studiano tutte queste cose per ricchezza, dopo gli ebrei per ragioni particolari, sono gli italoamericani, che il 90% sono di provenienza al sud, quindi sono davanti agli USP, sono davanti alla popolazione americana di origine inglese, quindi vuol dire che hanno avuto un successo clamoroso, evidentemente. C'è una domanda che mi fanno, però te la giro nella mia maniera, perché così ne rispondi a due. Secondo te, questa divisione in questa maniera potrebbe anche aiutare a far emergere tutto il sommerso, che c'è magari molto di più in alcune regioni o meno nelle altre? Ma è tutto evidente. Abria, lo spesso, Soverato, che tanti altri posti, o in altre parti del sud. Quello che sono costretto a constatare quando parlo con gli imprenditori è che l'alternativa è nero o inesistenza. Quindi è ovvio che voglio dire, quelle realtà non sono attrattive per chi voglia, come dire, lavorare nella legalità, e obbligano quelli che vogliono comunque lavorare nel privato, in tanti casi, a lavorare in nero. Cioè c'è una pratica che conoscono tutti al sud, che è quella di fare un contratto, però informalmente stabilire col dipendente prima che una parte dei soldi che il dipendente riceve deve ritornarli al datore di lavoro, perché la produttività è più bassa e quindi lui è disposto a assumerlo, ma non, come dire, al contratto formale. Cioè, questa è una cosa che si fa, che, come dire, può considerarsi, può essere considerata in maniera negativa solo quando non si conosce la realtà economica e sociale di quelle terre. Lì bisogna abbassare la pressione fiscale, bisogna abbassare la regolazione, naturalmente. Bisogna che i pubblici siano attrattivi, se no, come dire, le cose da Checco Zalone diventano inevitabili, cioè l'attrattività del posto pubblico, siamo tutti animali economici, e quindi per quale motivo uno deve
aprire una bottega, prendere una partita IVA, quando c'è la possibilità di un posto pubblico ben remunerato, garantito, senza tanti problemi, no? Quindi certo, questo permetterebbe anche una... Devo dire, vi faccio sempre esempi banali. Immaginatevi che la Bulgaria sia un land della Germania domani, per qualche strano motivo, e quindi abbia la tassazione tedesca, è morta evidentemente. La Bulgaria e la Romania crescono perché hanno la flat tax, perché hanno tutta una serie... hanno studiato tutta una serie di soluzioni adeguate alla loro economia per attirare i capitali. Guarda, per me questa cosa che stai dicendo è molto bella, tutto, mi ricordo sempre quella vignetta che gira ogni tanto su Facebook, sui social, dove c'è praticamente vari animali, no? Un elefante, una scimmia, un giaguaro e tutto, e il professore, che è il leone, dice adesso facciamo un esame uguale per tutti, chi si arrampica prima sull'albero. Solo che è ovvio che la scimmia, che ha le doti, lo fa velocemente, sì, e l'elefante non ce la può fare, no? Sì. E questo è un po' dire, probabilmente gli esami devono essere diversi in funzione delle proprie caratteristiche, delle proprie potenzialità per esprimersi al meglio, sennò saremmo tutti, certo, dottori, tutti scienziati, tutti avvocati. Certo, che sono poi differenze che poi nel tempo possono cambiare. Cioè, voglio dire, io faccio anche un esempio di questo tipo. Se noi avessimo avuto nel 45... la tassazione, la regolazione avuta nel 70, non avremmo mai avuto successo in Lombardia, in Veneto e così via. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che riuscire a individuare regole comuni per realtà molto diverse è impossibile, esattamente come è impossibile immaginare che nel tempo una società che cambia possa avere le stesse regole. Ecco, noi siamo cresciuti perché abbiamo adottato prima certe regole e poi man mano le abbiamo adattate. Quindi dire adotto il modello tedesco, adotto il modello americano, non serve a niente se non è calato ovviamente sulle vere necessità dell'Italia, ovviamente. E all'Italia all'interno ci sono delle necessità diverse tra regione e regione, ma molte volte anche tra comune e comune. Perché poi tra l'altro questa è la nostra storia, cioè l'Italia è stata il centro del mondo, sappiamo questo, per un lungo periodo. Non è stata quando Siena era Siena, Milano Milano, Venezia era Venezia, Bologna e così via. Cioè, quando c'era una fortissima concorrenza istituzionale, chi si occupa di economia conosce benissimo la concorrenza, sa come è importante avere i mercati aperti perché sono uno stimolo. Ma la stessa cosa l'abbiamo nell'ambito dell'amministrazione, della politica. Quando noi abbiamo, come dire, dei piccoli governi che devono competere per essere attrattivi nei riguardi dei capitali, delle imprese e delle famiglie, noi abbiamo in genere un buon governo, abbiamo, come dire, un governo meno costoso e servizi migliori. Bene, ma se qualcuno volesse leggere qualche riga di quello che avete scritto nella nuova costituente, come lo trova? Lo trova all'indirizzo molto semplice, www.nuovacostituente.org. Quindi. Perfetto, così almeno se qualcuno vuol capirci un po' meglio, vuol leggere qualcosa, abbiamo molto molto bene. Va bene, allora, il giovane suo può essere secondo lei una causa... La sovrappopolazione delle regioni del sud può essere, secondo lei, una causa della minore ricchezza? Chiedo. Io penso di no. Io sono antimalthusiano, diciamo. Io credo che le società si sviluppano dove c'è la popolazione, perché la prima ricchezza è l'essere umano, l'ingegnosità umana e gli scambi. Anzi, io credo che un problema serio, gravissimo del sud sia la fuga dei giovani. Io vedevo a Siena il 70% dei miei studenti venivano dal sud e molti non tornavano poi al sud. La stessa cosa, cioè Milano c'è un film curioso anni 70 intitolato Si ringrazia la regione Puglia per averci fornito i milanesi, no? Cioè, poi con Porcaro era il lancio un po' della figura che poi diventerà famosa con la Batantuono. Cioè il sud da sempre ha una perdita di capitale umano che è pazzesco, perché la gente che ha voglia di fare, eccetera, deve andarsene perché lì mancano le condizioni. Quindi io penso che il problema sia opposto. A proposito della popolazione, se fosse vero quello che dicono tutta una serie di ecologisti, secondo cui sono le risorse naturali che contano meno che gli uomini, quando gli inglesi hanno scoperto l'Australia avrebbero dovuto trovare una civiltà grandissima, popolazioni ricchissime, eccetera, perché... L'Australia è enorme, abitavano solo pochi aborigeni. Invece erano a livelli tecnologici bassissimi. Perché? Perché sì, le risorse naturali sono importanti, ma è la zona, valorizza i naturali. Quindi, non a caso il Mediterraneo fu un centro di civiltà, perché era facile scambiarsi, era molto popolato. Quindi credo che il Sud, in realtà, come l'Italia in generale, stia soffrendo anche per una crescita, per una perdita demografica.
persone che vanno via e non c'è il ricambio tra altre generazioni, si fa un figlio, massimo due. Vanno via i cervelli e rimangono sostanzialmente i manovali, che niente da dire perché servono, anche, servono tutti, no, però ogni tanto qualche cervello. Via i cervelli e i giovani, giovani e rimane e diventa un paese anziano. Questo è un grosso problema, anche politicamente un paese molto pauroso, un paese timido, un paese conservatore, perché non crede nel futuro, di fronte a un bicchiere con dentro un po' d'acqua lo vede sempre mezzo vuoto, mentre in altre culture si tende a vederlo come mezzo pieno, si coglie più l'opportunità che non il problema. Fantastico, guarda, io ti ho rubato mezz'ora di tempo, ma veramente sono molto contento di aver fatto due chiacchiere con te, soprattutto perché hai una visione veramente completamente apolitica, completamente al di fuori, ma proprio su quello che può, con una proposta tecnicamente bella, può essere piacevole, qualcuno può interessare, qualcuno no, però non si può dire che non sia una innovazione rispetto a quello. E a me quando c'è qualcosa di innovazione piace sempre discuterne. Io ho pensato che o lo facciamo adesso in questa situazione veramente unica e eccezionale, oppure non si potrà mai fare. Cioè, o gli italiani colgono l'occasione oggi per darsi delle istituzioni che siano adeguate alla complessità della loro realtà, oppure non succederà mai. Certo, nei momenti di crisi in teoria c'è la maggiore distribuzione della ricchezza e sarebbe il momento di fare tutte quelle riforme un po' più dolorose probabilmente con esatto. La scusa anche di questa situazione. Esatto. Vedremo, speriamo. Speriamo. Io proverò, mi darò da fare a riguardo. Fantastico. Carlo, io ti ringrazio, ringrazio anche Giancarlo che ci ha messo in contatto perché sennò ovviamente non avevo il tuo contatto diretto, quindi ringrazio veramente anche lui di questa cosa. L'opportunità. E quando si aprirà tutto, che magari a Milano, che passerai per Milano, ti offrirò un caffè molto volentieri, così ci conosceremo. Molto Milano, ti adoro. Grazie. Buona giornata. Grazie ancora e ti auguro una splendida settimana. Ciao. Ciao Carlo, ciao.